Buongiorno, non potendo essere presente direttamente all'assemblea dell'Associazione Genova Smart City, utilizzo dei semplici mezzi di tecnologia per rivolgere comunque a tutti voi un caro saluto innanzitutto e alcune considerazioni. La prima, come avevo avuto modo di dire in un primo incontro dell'associazione al quale avevo partecipato, ecco, sottolineo ancora una volta l'importanza dell'associazione in quanto rete di soggetti diversi, l'istituzione, il comune in particolare, il mondo della ricerca, il mondo delle imprese e poi il mondo di un associazionismo non tecnologico, ma che guarda alla società immaginando di poter utilizzare gli strumenti che le tecnologie ci offrono per rendere la nostra comunità più smart, come tra l'altro in un bando recente del MIUR. Quindi il primo valore che va proprio sottolineato è quello della rete di soggetti diversi. Questa rete, questa collaborazione tra soggetti diversi ha consentito di piazzarci bene e ottenere dei finanziamenti per progetti europei. Esistono altri bandi ai quali dovremmo cercare di partecipare o abbiamo partecipato, mi viene in mente sempre quello che ricordavo prima del MIUR. Noi dobbiamo essere in grado di conquistare il più possibile finanziamenti e dobbiamo anche però essere in grado di monitorare i bandi che ci hanno già visto vincitori. Quindi questa questione del monitoraggio dei bandi, di quello che noi abbiamo ottenuto, portato a casa, è un elemento secondo me essenziale per il lavoro che intendiamo svolgere. E ancora, è importante che si abbia la capacità di porsi in rapporto con altre realtà italiane. Genova, per certi aspetti, possiamo dire con una punta così di orgoglio campanilistico, ha avuto una sorta di primogenitura, è partita bene, questo è un dato molto importante. Non è la sola, ormai ci sono altre città che si stanno misurando con questi temi, la collaborazione tra amministrazioni comunali diverse, tra città diverse, è importante. E dal 2013 il comune si doterà proprio anche di strutture che oltre all'associazione seguono quest'idea di smart city, come tradurre nella operatività costante del comune questa idea di smart city. Ecco, sarà necessario farlo perché l'idea di smart city non è l'appannaggio e l'ambito di lavoro dell'associazione o di quanti in comune si dedicano con grande spirito di servizio e con grande entusiasmo all'associazione, ma l'idea di smart city deve diventare un'idea forza dell'intera amministrazione comunale nei suoi diversi campi di azione. Anche questo sarà uno degli obiettivi del 2013, fare in modo di porre in relazione tutti i soggetti che si muovono all'interno dell'associazione con le strutture del comune nel senso più ampio del termine. Il 2013 non sarà un anno semplice per il comune, non sarà un anno semplice per le istituzioni pubbliche. Proprio per questo io ritengo che dobbiamo essere in grado anche di mandare dei messaggi positivi e quello che l'associazione può mandare è sicuramente un messaggio positivo al mondo esterno e anche al comune e a chi vi lavora dentro. Ecco, su questo io lavorerei molto trovando proprio tutte le forme di collaborazione possibile per fare i passi nella direzione giusta. L'idea di Smart City è un'idea in cui la dimensione tecnologica ovviamente è assolutamente rilevante,
ma la dimensione tecnologica non è una dimensione a sé stante, è una dimensione che si lega a un'idea di comunità, una comunità più civile, smart nel senso di civile, coesa, solidale. Ecco, mi rendo conto che sono così parole abbastanza generali, mi sentivo comunque in dovere di trasmettervele e quindi concludo rinnovandovi i miei più sinceri auguri di buon lavoro e visto che ci avviciniamo alla fine dell'anno, di un buon fine 2012 e di un buon 2013 che ci dovrà vedere tutti molto impegnati perché sia buono davvero. Grazie.